Prima di iniziare a dirvi ciò che penso del gameplay di Horizon Forbidden West, mostrato con uno State of Play dedicato il 27 maggio, ci tengo a precisare che non ho ancora giocato il primo capitolo. Ciò significa che magari non sono ancora in grado di apprezzare appieno determinati miglioramenti di questo nuovo capitolo, e se non ne parlo, il motivo è semplicemente questo. Inoltre non conosco i personaggi presentati, non so se siano nuovi o se si siano già visti nel precedente capitolo, quindi non conosco nemmeno i rapporti tra di loro. Inoltre vi invito a recuperare l'evento nel caso non l'aveste ancora fatto, è trovabile tranquillamente sul canale YouTube ufficiale PlayStation. Tuttavia, c'è veramente poco da dire. Che si conosca il predecessore o no, Horizon Forbidden West sembra davvero una bomba, sia a livello di gameplay ma anche per esempio nel suo lato tecnico. Il gameplay mostrato, della durata di all'incirca 15 minuti, mostra una sezione di gioco nella quale la protagonista, Aloy, si ritrova ad affrontare quelli che sembrano essere gli appartenenti ad una sorta di tribù indigena, nel tentativo di salvare un suo compagno, probabilmente preso in ostaggio. Questi misteriosi individui però sono in grado di domare le creature robotiche della zona, e la protagonista dovrà sapersi difendere al meglio per riuscire a salvare il suo compagno. Visivamente, il titolo appare davvero straordinario. I paesaggi che offre sono dettagliatissimi, suggestivi e pieni di vita, e le animazioni di personaggi e creature contribuiscono a rendere il tutto più gradevole alla vista. Dal punto di vista del gameplay, il videogioco sembra alternare molto bene le fasi stealth alle fasi di combattimento, nelle quali l'arco sembra avere un peso davvero notevole. Esso infatti può anche staccare i singoli pezzi di armatura ai nemici, per poi permettere al giocatore di colpirne i punti deboli. Anche i combattimenti all'arma bianca sembrano davvero divertenti. È persino possibile utilizzare una sorta di attacco speciale per infliggere pesanti danni. È possibile inoltre immobilizzare i nemici utilizzando una sorta di melma lanciata tramite una specie di fionda. Dal punto di vista dell'esplorazione, il videogioco sembra permettere un movimento agile e fluido, con anche la possibilità di arrampicarsi in corrispondenza degli appigli, di utilizzare una specie di arpione e di planare dall'alto utilizzando un glider olografico. È inoltre possibile domare le creature meccaniche e sfruttarle in combattimento, oppure per spostarsi più rapidamente. Insomma, la varietà di sicuro non manca. Cercando di riassumere, il gameplay mostrato è davvero impressionante. Per quanto possa essere un titolo derivativo, la qualità tecnica di questo Horizon Forbidden West è evidente. Sicuramente sarà uno dei titoli di punta del prossimo periodo. È sorprendente il fatto che uscirà anche su PS4, ci sarà bisogno di un lavoro decisamente preciso per riuscire a farlo girare sulla console di scorsa generazione senza dover rinunciare troppo alla qualità visiva. Detto ciò, spero davvero che abbiate apprezzato questo video e spero di aver parlato con chiarezza e completezza di questo State of Play. Vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di quel che abbiamo visto nuovo Horizon, così da poterne parlare tutti insieme. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima!